Ciao ragazzi, benvenuti. Vi ricordo che se vi va che mi potete mandare un video che andrà a sostituire l'intro dei miei video e al posto di vedere sempre me vedrete voi ed è molto meglio direi. Quindi se vi va trovate tutto quello che vi serve sapere qui sotto in descrizione e adesso andiamo avanti. Quindi oggi parliamo di... E di cosa? È un unboxing. Scartare i pacchi, oggi parliamo di scartare i pacchi. Come avete già visto su Instagram mi sono arrivati due pacchi molto fighi ma uno non sapete di chi è. Quindi oggi andiamo a fare gli unboxing. No, in realtà è un unboxing e mezzo, perché un pacco l'ho dovuto già aprire, dopo vi spiego perché. Quindi quelli che mi seguono su Instagram e Facebook già hanno avuto delle anticipazioni, fatelo anche voi mi raccomando, e partiamo con il primo unboxing. Primo dei due unboxing, pacco di Roland. Allora, per prima cosa, un dual trigger di quelli per tipo rullante che hanno due trigger integrati, così sono fighissimi. Un trigger sempre, ma di quelli per cassa. E tra l'altro, raga, quanto sono confezionati bene questi trigger. Cioè, c'è la scatolina con il trigger all'interno. Cioè, è bellissima questa cosa. Figata, bello, 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 bello. Non vedo l'ora di provarlo sul canale e di farveli sentire e di spiegarveli soprattutto. Ma non è finita qua perché... Tadan! TM1, che è un modulo per utilizzare due trigger diversi. Adesso vado ad aprirlo perché questo qua è un prodotto nuovo che è uscito al NAM quest'anno, quindi probabilmente non l'avete ancora visto. Ma quanto è bello, cioè è piccolo, ma è bello, è piccolo, è bello, è compatto. Ah, che bello! Cioè è assurdo quanto è bello e quanto è fatto bene. Cioè, è proprio bello potente. Alla grande, quindi questi tre gioiellini qua li vedrete sicuramente molto presto sul canale. E adesso possiamo passare al secondo unboxing. Secondo unboxing, cioè è un mezzo unboxing, in realtà l'ho già unboxato, però vi spiego il perché. Perché mi è arrivato questo pacco qui, che adesso scopriremo anche di chi è, e in pratica sono arrivato nel posto dove mando i pacchi di solito che mi arrivano, e loro mi fanno: Luca, senti, abbiamo pure ricevuto qualcosa dentro, non lo so, quindi aprilo perché... E quindi niente, l'unboxing di questo con voi non ho potuto farlo, ma comunque vi faccio vedere cosa mi è arrivato. Allora, questo qua è un pacco che mi è arrivato da Wambuka e mi ha dato un sacco di roba che vi farò vedere sul canale. Qualcosa l'avete già visto perché mi sono arrivati questi qua, i Performer Pet, che avete già visto sul canale. Vi lascio il link o a destra o a sinistra, raga, non me lo ricordo mai. Comunque mi sono arrivati 1, 2, 3 e 4 Performer Pad, quindi per un po' ne ho. E poi la figata che non avete ancora visto sul canale, questi, cioè i kick damper della Wambuka, quelli da mettere sulla cassa. Quindi questi qui non li ho mai provati, ragazzi, finalmente li provo perché non vedevo l'ora, e li faccio vedere sul canale sicuramente molto molto presto. E poi ci sono un pochettino di questi dampini, come si chiamano questi, no? Adesso vado a cercarmi come si chiamano, adesso me li cerco. Però funzionerà questa cosa? Funziona, è bellissimo. Se voi gli mettete una di quelle gelatine per tenere la... non si stacca più. Cioè, guardate, prendo il telefono con due mani, anzi con due dita. È bellissima questa cosa, mi tira su il leggio tenendo il telefono. Vabbè, fa niente. Il video finisce qua, spero che queste cose che c'erano in questi pacchi vi siano piaciute. Vi assicuro che le vedrete molto molto presto sul canale e ovviamente ve le spiegherò un po' meglio. Oggi ve le ho solo fatte vedere un po' così velocemente e poi vi spiegherò tutto bene. Quindi mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!